In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Raccolti nel nome del Signore, celebriamo con gioia i santi misteri, fonte della comunione con Dio e con i fratelli. Consapevoli dei nostri peccati, invochiamo la misericordia divina, accompagnati oggi dall'intercessione di San Francesco di Assisi, testimoni di fraternità e di pace. Quimissus est sanare contritos corde, dexteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis. Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nostra vita materna. Thank you.
Oremos. Deus qui beato Francisco, paupertate et humilitate, Cristo configurare voi tribuisti, concede ut per ilius semitas gaudenti, filium tuum sequi et tibi coniungi letta valiamus certate. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vive et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Sei, Signore, mia parte di eredità. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Proteggimi, o Dio, in al Signore, il mio Signore sei tu, il Signore mia parte di eredità è mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Tu sei che di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Dolcezza senza fine alla tua destra. Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Deus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è preceduto dal racconto di un momento difficile della missione di Gesù, che potremmo definire di desolazione pastorale. Giovanni Battista dubita che sia davvero lui il Messia. Tante città che ha attraversato, nonostante i prodigi compiuti, non si sono convertite. La gente lo accusa di essere un mangione e un beone, mentre poco prima si era lamentata del Battista perché era troppo austero. Tuttavia vediamo che Gesù non si lascia risucchiare dalla tristezza, ma alza gli occhi al cielo e benedice il Padre perché ha rivelato ai semplici il mistero del Regno di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Nel momento della desolazione, dunque, Gesù ha uno sguardo capace di vedere oltre. Loda la sapienza del Padre e riesce a scorgere il bene nascosto che cresce, il seme della parola accolto dai semplici, la luce del Regno di Dio che si fa strada anche nella notte. Cari fratelli cardinali,
con fratelli vescovi, sorelle, fratelli. Siamo in apertura dell'assemblea sinodale e non ci serve uno sguardo immanente fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche, che se il sinodo darà questo permesso dell'altro, aprirà questa porta, l'altro. Questo non serve. Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Il sinodo, cari fratelli e sorelle, non è un Parlamento. Il protagonista è lo Spirito Santo. No, non siamo qui per fare Parlamento. Siamo per camminare insieme con lo sguardo di Gesù, che benedice il Padre e accoglie quanti sono affaticati e oppressi. Partiamo dunque dallo sguardo di Gesù, che è uno sguardo benedicente e accogliente. Lo sguardo di Gesù è così, benedicente e accogliente. Vediamo la prima parte, uno sguardo benedicente. Pur avendo sperimentato il rifiuto di aver visto attorno a sé tanta durezza di cuore, Cristo non si lascia imprigionare dalla delusione, non diventa amaro, non spegne la lode. Il suo cuore fondato nel primato del Padre rimane sereno, pure nella tempesta. Questo sguardo benedicente del Signore invita anche noi a essere una Chiesa che con animo lieto contempla l'azione di Dio e discerne il presente. E che questa Chiesa, fra le onde, talvolta agitata del nostro tempo, non si perde d'animo, non cerca scappatoie ideologiche, non si barrica dietro convinzioni e acquisiti, non cede a soluzioni di comodo, non si lascia dettare l'agenda dal mondo. Questa è la sapienza spirituale della Chiesa, sintetizzata con serenità da San Giovanni XXIII. Diceva così: è necessario, prima di tutto, che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità ricevuto dagli antichi, ed insieme ha bisogno di guardare anche al presente, che ha comportato nuove situazioni e nuovi modi di vivere e ha aperto nuove vie all'apostolato. Fine citazione. Lo sguardo benedicente di Gesù ci invita a essere una Chiesa che non affronta le sfide e i problemi di oggi con uno spirito divisivo e conflittuale, ma che, al contrario, volge gli occhi a Dio, che è comunione, e con stupore e umiltà lo benedice, adora, riconoscendolo suo unico Signore. Apparteniamo a Lui, e ricordiamolo, esistiamo solo per portare Lui al mondo. Come ci ha detto l'Apostolo Paolo, non abbiamo altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Questo basta, Lui ci basta. Non vogliamo glorie terrene, non vogliamo farci belli agli occhi del mondo, ma raggiungerlo con la consolazione del Vangelo per testimoniare meglio e a tutti l'amore infinito di Dio. Infatti, come ha affermato Benedetto XVI, proprio parlando di un'assemblea sinodale, la questione per noi è: Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande silenzio, si è mostrato, ma come possiamo far arrivare questa realtà al mondo di oggi affinché diventi salvezza? Questa è la domanda fondamentale e questo è il compito primario del Sinodo: ricentrare il nostro sguardo su Dio per essere una Chiesa che guarda con misericordia l'umanità, una Chiesa unita e fraterna, o almeno che cerca di essere unita e fraterna, che ascolta e dialoga, una Chiesa che benedice e incoraggia, che aiuta chi cerca il Signore, che scuote beneficamente gli indifferenti, che avvia percorsi per iniziare le persone alla bellezza della fede,
una Chiesa che ha Dio al centro, perciò non si divide all'interno e non è mai aspra all'esterno. Una Chiesa che rischia con Gesù. Così Gesù vuole la Chiesa, così la vuole la sua sposa. Dopo questo sguardo benedicente del Signore, contempliamo lo sguardo accogliente di Cristo. I due sguardi, benedicente e accogliente. Mentre coloro che si credono sapienti non riescono a riconoscere l'opera di Dio, Lui esulta nel Padre perché si rivela ai piccoli, ai semplici, ai poveri in spirito. Una volta c'era una difficoltà in una parrocchia e la gente parlava della difficoltà, mi diceva le cose. Un'anziana, molto anziana, la signora del popolo, quasi analfabeta, ha avuto un intervento proprio di un teologo e con tanta mitezza e saggezza spirituale ha dato la sua cosa. Io ricordo quel momento come una rivelazione del Signore, anche con gioia. E mi è venuto in mente di domandarle, mi dica signora, lei dove ha studiato con Roger Marin questa teologia così forte? I popoli sapienti hanno questa fede. E perciò in tutta la sua vita egli assume questo sguardo ospedale verso i più deboli, verso i sofferenti, verso gli scartati. A loro in particolare si rivolge dicendo quanto abbiamo ascoltato. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Questo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una Chiesa ospitale, non con le porte chiuse. In un tempo complesso come il nostro emergono sfide culturali e pastorali nuove che richiedono un atteggiamento interiore cordiale e gentile per poterci confrontare senza paura. Nel dialogo sinodale e in questa bella marcia nello Spirito Santo che compiamo insieme come popolo di Dio, possiamo crescere nell'unità e nell'amicizia con il Signore per guardare alle sfide di oggi con il suo sguardo, per diventare, usando una bella espressione di San Paolo VI, una Chiesa che si fa colloquio. Una Chiesa del gioco dolce, che non impone pesi e che a tutti ripete venite, affaticate e oppressi, venite. Voi che avete smarrito la via o vi sentite lontano, venite voi che avete chiuso le porte alla speranza. La Chiesa è qui per voi, la Chiesa delle porte aperte a tutti. Tutti, tutti. Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio, dinanzi alle difficoltà e alle sfide che ci attendono, lo sguardo benedicente e accogliente di Gesù ci impedisce di cadere in alcune tentazioni pericolose, di essere una Chiesa rigida, una dogana, che si arma contro il mondo e guarda all'indietro, di essere una Chiesa tiepida che si arrende alle mode del mondo, di essere una Chiesa stanca, ripiegata su se stessa. Nel libro dell'Apocalisse il Signore disse: io sono la porta e busso, perché la porta sia aperta. Ma tante volte, fratelli e sorelle, Lui bussa alla porta, ma da dentro della Chiesa, perché lasciamo il Signore uscire con la Chiesa a proclamare il suo Vangelo. Camminiamo insieme, umili, ardenti e gioiosi. Camminiamo sulle orme di San Francesco di Assisi
il santo della povertà e della pace, il folle di Dio, che ha portato nel corpo le stigmate di Gesù e per rivestirsi di Lui si è spogliato di tutti. Com'è difficile questa spogliazione interiore e anche esteriore di tutti noi, anche delle istituzioni. San Bonaventura racconta che mentre pregava il crocifisso gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Il sinodo serve a ricordarci questo. La nostra madre chiesa ha sempre bisogno di purificazione, di essere riparata, perché noi tutti siamo un popolo di peccatori perdonati, ambedue le cose, peccatori perdonati, sempre bisognosi di ritornare alla fonte che è Gesù e di rimetterci sulle strade dello Spirito per raggiungere tutti col suo Evangelo. Francesco di Assisi, in un tempo di grande lotte e divisioni tra potere temporale e quello religioso, tra la Chiesa istituzionale e le correnti eretiche, tra i cristiani e altri credenti, non criticò e non si scagliò contro nessuno, imbracciando solo le armi del Vangelo, cioè l'umiltà e l'unità, la preghiera e la carità. Facciamo anche noi così, umiltà e unità, preghiera e carità. Se il popolo santo di Dio con i suoi pastori da ogni parte del mondo nutre attese, speranze e pure qualche paura sul sinodo che iniziamo, ricordiamo ancora che esso non è un raduno politico, non è un Parlamento. È una convocazione dello Spirito, con un Parlamento polarizzato no, ma un luogo di grazia e di comunione. Lo Spirito Santo poi spesso frantuma le nostre aspettative per creare qualcosa di nuovo, che supera le nostre previsioni e le nostre negatività. Forse posso dire che il momento di più frutto nel sinodo sono i momenti di preghiera, anche l'ambiente di preghiera con il quale il Signore agisce in noi. Apriamoci a Lui, invochiamo Lui. Lui è il protagonista, lo Spirito Santo. Lasciamo che Lui sia il protagonista del sinodo e con Lui camminiamo nella fiducia e con gioia.
Fratelli e sorelle, animati dall'ascolto del Vangelo, eleviamo le nostre suppliche al Padre, Signore del cielo e della terra, affidandole i bisogni della Chiesa e i desideri di pace dell'umanità intera. Pro Pontifice nostro Francisco. Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa sprawi, by papież Franciszek z ewangeliczną mądrością kierował drogą Kościoła rozproszonego po całym świecie, aby był on znakiem braterstwa i nadziei dla wszystkich. Oremus pro cardinalium collegio. Que le Dieu de toute consolation accorde aux nouveaux cardinaux et à tout le collège cardinalis de coopérer avec sollicitude au ministère apostolique du pape, en prenant soin de ceux qui sont fatigués et opprimés. Oremus pro moderatoribus nationum. 历史的天主啊，求你赏赐我们的执政者对话的智慧，使他们寻求公义，捍卫穷人，并且有熄灭所有战争源头的具体意愿。 Oremus pro iis qui ab anima et corpore dolent. May our provident God, who never abandons the work of his hands, grant that those living in the midst of suffering or trials experience the healing strength of the Lord's presence and the warm closeness of their neighbors. Oremus pro sessione synodi episcoporum. Kwake yeye anayewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme wake, amjalie anayeshiriki shughuli za kisinodi roho iliyo wazi kwa maongozi ya Roho Mtakatifu katika kusikiliza ndugu wenye kuhitaji wa kanisa katika ulimwengu wa leo. Dio d'ogni bontà, per intercessione di San Francesco di Assisi, ascolta le nostre preghiere, concede ai battezzati in Cristo di vivere la comunione fraterna, dono del tuo Santo Spirito e sicura testimonianza di vita cristiana, per Cristo nostro Signore. Amen.
orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apo Deum Patrem Omnipotentem. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad auditare in pope nostra, totiusque ecclesiae sue sante. Munera tibi Domine offerentes, quesumus, ut ad mysterium crucis celebrandum convenienter aptemur, cui Beatus Franciscus tam ardenter adesit, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Tu enim sanctuorum tuorum confessione mirabili, Ecclesiam tuam nova sempre virtute fecundas, novisque certissima previs tue dilectionis indicia. Set etiam ad mysterium salutis implenda, et ipsorum insigne incipriamur exemplo, et pia intercessione perpetue commendamur. Unde en nos Domine, cum angelis et santis universis tibi confitemur in exultatione dicentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, e odem spiritu sanctificare dignieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, dolore venia. Memore situr, Domine, eius den fili tui salutifere passionis, regno mirabili resurrezionis et ascensionis in celum. Sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratia referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnosens hostiam cui voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, et cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis, gloriosis martiribus, cum Sancto Francisco et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quae sumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universi clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos subique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignius admite. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunct lagiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Mater Deo semper sinceris, sanctificetur nomen tuum, ad veniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de nobis.
Dimittimus et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazioni securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Christe, qui dissisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, set fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuum pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocate sunt. Domine nostrum dignus, utinque sub tectum meum, sed sanatum in verbo et sanatum anima mea. Thank you.
Amen.
primus. Da nobis quesum, Domine, per ex santa quesumsimus, ut beati Francisci, caritatem, selunque apostolico imitantes, tue dilectionis effectus percipiamus, et in salute nomine ne fundamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ite missa est.